Grazie Domenico, grazie all'associazione di Secondo Mondo e grazie a tutti voi che siete così numerosi, è vero Domenico, bellissimo vedere anche molti giovani. Stasera presentiamo il libro di Giorgio Bongiovanni, Lorenzo Baldo, Gli ultimi giorni di Paolo Borsellino. Sono passati 19 anni da quando è morto Paolo Borsellino e qualcuno si chiede che senso abbia ancora oggi parlare della strage di Via D'Amelio. Addirittura il nostro, ahi noi, Presidente del Consiglio, non più tardi di qualche anno fa, diceva che sono fatti vecchi di cui non vale più la pena parlare, anzi addirittura sono uno spreco per dei soldi dei contribuenti, scoprire, parlare ancora di questa strage, Falcone, Borsellino, insomma che noia, sempre quelli. Il libro di Lorenzo e di Giorgio, che sono direttore e vice direttore della rivista Antimafia 2000, è la migliore risposta a chi fosse stato ammaliato dei dubbi del Presidente del Consiglio su che senso abbia parlare oggi ancora di Paolo Borsellino e di Giovanni Falcone, delle stragi che poi sono avvenute nell'anno successivo, nel 1993, a Milano, a Firenze e a Roma. Che significato hanno oggi? E per quanto la coscienza civile del nostro paese sia magari un po' addormentata, magari un po' lenta, pare che il processo comunque di così presa di coscienza sia anche inarrestabile, perché oggi come oggi moltissima gente, lo dimostra la vostra presenza qua, ha capito che quelle stragi non sono affatto dimenticate, innanzitutto perché non sappiamo la verità ancora e poi perché le conseguenze di quel biennio stragista 92-93 sono vivissime ancora oggi. E quindi questo Paolo Borsellino, che tanti vogliono in fretta e furia farci dimenticare, in realtà è ancora protagonista molto attivo della scena politica del nostro paese, ancora pone tutti noi l'obbligo di chiedere alla classe politica di allora, ma anche a quella di oggi, che cosa è successo in quel biennio. Allora, questo libro vi aiuterà chiunque di voi, soprattutto i più giovani, perché è scritto in modo facilissimo, scorrevole, puntuale, vi aiuterà con i dettagli, con le emozioni, con i ricordi dei protagonisti di quel tempo a capire perché oggi più che mai è urgente, è necessario tornare a parlare di Paolo Borsellino e capire cosa è successo negli anni 92.